Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e questa è la mia recensione per Ion Altar. Grazie mille a Evolve PR che mi ha fatto da tramite con Flying Helmet che mi ha fornito le chiavi del gioco permettendomi di mostrarvelo. Questo è un gioco speciale e non lo uso come sinonimo di disabile, ma proprio perché il gameplay si sviluppa in modo originale. Tramite smartphone ogni giocatore muove il proprio personaggio sullo schermo e lo fa agire, combattere e dialogare. È pensato appositamente per essere giocato in co-op locale con altri tre amici. Può essere goduto anche in single player, e così ho fatto per completarlo e portarvi la recensione, ma rimane azzoppato, regalando molto meno divertimento. Si tratta di un gioco di ruolo dall'ambientazione fantasy, dove un gruppo di avventurieri si ritrova a fare i conti con un malvagio e potente nemico che vuole giungere a Leon Altar. Così, gli intenti si uniscono momentaneamente per fronteggiare il pericolo, seppure ognuno abbia scopi ben differenti e queste secondarie personali. Il fatto che ogni giocatore abbia il suo smartphone in mano vuol dire che pensieri e dialoghi bisbigliati relativi al suo personaggio vengono mostrati solo sul suo dispositivo, senza che nessuno sappia più di quanto lui voglia far sapere. Amici sì, ma non troppo. Purtroppo sono riuscito a registrare solo ciò visualizzato sul monitor, senza mostrarvi la componente sul cellulare. Sarebbe stato lungo, complesso e dispendioso da rendere bene, quindi alla fine ho rinunciato. Devo ammettere che il sistema di gestione così peculiare ha funzionato abbastanza bene, seppur problematico quando si incontrava un personaggio che voleva parlare con tutti. In quel caso si deve aspettare senza far nulla finché il dialogo tra loro due non è finito. L'NPC infatti parla a turno e bisogna aspettare il proprio, come in fila dal salumiere. I don't know anything about that. I didn't even know it could close. I swear. La trama è bella e si dipana bene per tutta la prima stagione, quella che ho giocato. Le altre devono ancora uscire. Vi spiego meglio. Ion Altar è suddiviso in stagioni, di cui è uscita la prima, argomento di questa recensione. Essa è spalmata in tre episodi, usciti in tempi differenti e venduti separatamente su Steam. Ogni episodio è a sua volta diviso in due atti, un po' come la suddivisione di The Witcher 1. A questi si aggiunge un atto di prologo. Mi sono inventato una grafica per farvi capire, perché a parole è un pochettino ardua. Ogni giocatore sceglie una classe a cui corrisponde un PG. Sono tutte ben caratterizzate e bilanciate, con skill tree e potenziamenti unici. Inoltre, come dicevo prima, ogni PG ha il suo motivo per raggiungere Leon Altar. I combattimenti si svolgono a turno ed ereditano molto le dinamiche dei GDR pen and paper, con punteggi in varie caratteristiche per andare ad influenzare danno, difesa, evasione, ma anche componenti esterne al combattimento. Su queste ultime sono un po' perplesso. Alcune sono sempre molto utili, come sneaking. Altre un po' meno, come Thievery, per poi arrivare ad Athletics e Scholarship, che sono quasi del tutto inutili fino all'ultimo episodio. Ciò ha avuto l'esito di complicarmi abbastanza la vita, dato che l'ho affrontato in solitario con un PG non ferrato in quelle caratteristiche. La grafica è discreta, un po' vecchio stile, ma fa il suo dovere, accompagnando la vista senza strabiliarla, mentre sul sonoro non ho nulla da dire. L'ultimo punto che mi ha un po' deluso, purtroppo contiene uno spoiler sulla trama, e quindi mi asterrò dal dirlo, ma spero di potervi parlare presto del seguito con ancora più entusiasmo. Prima di finire la recensione con i dati e i saluti che ormai sono usuali, devo fare un ringraziamento speciale a Patrick, Joel, Didi, Cataschematico e Gaia, con i quali ho compiuto parte di questa avventura. Senza di loro non avrei mai potuto parlarvi della co-op locale, che è il fulcro di tutto il gameplay. Il gioco è disponibile per PC e Mac, ad un prezzo di 5€ per il primo episodio e 7€ l'uno per il secondo ed il terzo. Oppure c'è la possibilità di prendere il Season Pass a 15€. Raro caso, per esso è anche presente una demo, per provare il gioco prima dell'acquisto, che consiglio assolutamente, se avete un paio di amici nerd con cui trovarvi. E così, anche per questa recensione è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!